Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi presenterò Villa Tittoni, patrimonio artistico un po' troppo spesso trascurato della città in cui vivo, Desio, in provincia di Monza e Brianza. Villa Cusani Tittoni Traversi a Desio è una villa deliziosa della Brianza. Pregevole opera del noto architetto Giuseppe Primarini, venne rimaneggiata nel corso dell'Ottocento da Pelagio Palagi. E conobbe all'inizio del Novecento anche piccoli interventi ad opera di Luca Beltrami. Ospitò nel corso della sua lunga storia personaggi di grande rilievo, il re Ferdinando IV di Napoli e Umberto d'Italia. Per quanto riguarda la struttura, Villa Tittoni presenta un impianto a U, costituito dal corpo principale e dal cortile d'onore. Dietro si trovano due cortili di servizio. Lo stile è tipicamente neoclassico. Presenta una facciata contraddistinta da grandi colonne, capitelli corinzi, statue di Nella parte inferiore si trovano tre archi, sui quali appoggiano quattro colonne con capitelli in pietra, sopra i quali è posto un timpano triangolare, abbellito da figure allegoriche di rilievo in stile neoclassico. All'interno ogni stanza adotta uno stile decorativo diverso, dal gotico al neoclassico. Difatti, grazie a ciò, coloro che scelgono di visitarla affrontano un viaggio diverso nei vari secoli della storia. Al giorno d'oggi viene utilizzata per organizzare eventi come matrimoni, in quanto può ospitare fino a 100 persone. Bene amici, questo video finisce qua, spero di avervi suscitato interesse a riguardo. Magari scrivete un commento e lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!